Ciao a tutti, nel video focus di oggi vogliamo presentarvi la linea di componenti in ottone grezzo che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. Questa linea si compone di basi per creare anelli o bracciali. Sono basi realizzate, come abbiamo detto in apertura del video, in ottone grezzo e sono appunto molto versatili, possono essere utilizzate con tantissime tecniche e con qualsiasi tipologia di materiale. Andiamo subito a vedere nello specifico i vari componenti che vi offriamo in catalogo. Per quanto riguarda i bracciali, visto che con la stagione estiva sono ancora più apprezzati e utilizzati, possiamo trovare due diverse tipologie di bracciale, appunto di base. Le basi bangle, che si tratta quindi di bracciali chiusi, come potete vedere è un anello chiuso, e le basi per realizzare i cuff, cioè il bracciale con l'apertura. Per quello che riguarda i bangle, sono disponibili con diversi diametri. Come potete vedere, appunto, cambia la larghezza della fascia. Si va da quella più fine, che è di un paio di millimetri, fino ad arrivare a queste due di 10 mm. E come dicevamo prima, si tratta di bracciali chiusi. Per cui è interessante anche andare a vedere quella che è la dimensione e il diametro del bracciale. È un bracciale da 6,7 cm di diametro circa, 6,8. Questa tipologia di bracciali, appunto, può essere utilizzata in tantissimi modi, tra cui ad esempio questi più piccoli, più fini, possono essere utilizzati per creare degli intrecci con delle perline e il filo metallico, solo per farvi degli esempi. Questo con la scanalatura, che è una scanalatura, può essere utilizzato ad esempio per posizionare proprio un lavoro di tessitura, che semplicemente andate a chiudere il lavoro di tessitura proprio sulla base del bracciale. Oppure, ad esempio, nel mixed media può essere appunto riempita la scanalatura con diverse tipologie di materiale. In questo caso, come potete vedere, si tratta di glitter fissati con la Diamond Glaze. Sempre sulla tipologia bangle, ci sono poi disponibili queste due basi che, come potete vedere, hanno un'apertura, una vera e propria apertura, e hanno una base sulla quale potete applicare una qualsiasi tipologia di lavorazione, piuttosto che anche semplicemente andare ad incollare un cabochon a base piatta. In questo caso il filo che compone il bracciale è un filo a sezione squadrata ed ha una larghezza di 5 mm. Per quanto riguarda invece i bracciali cuff, quelli appunto con apertura sulla parte inferiore, queste sono appunto le possibilità offerte dal catalogo. Come potete vedere, sono disponibili con una sezione geometrica, o proprio nella classica forma appunto di bracciale, quindi con la sezione tonda. L'altra peculiarità di questa tipologia di bracciali è che sono disponibili piatti o bombati. Nella descrizione del prodotto trovate proprio questa indicazione, bombato o piatto. Questa tipologia di basi, di bracciali, sono molto utili anche per essere rivestite o comunque per essere utilizzate, ad esempio, con una creazione con la tecnica embroidery, per cui appunto il bracciale piatto forse è più indicato per questa tipologia di lavorazione, mentre questi bombati appunto possono essere utilizzati un po' con qualsiasi tecnica più facilmente, perché poi ciò non toglie che potreste applicare una lavorazione embroidery anche su questa tipologia di bracciale. Come potete vedere da quello che è l'esposizione qui per il video, questa tipologia di bracciali sono disponibili in svariate altezze. Anche questa è un'indicazione che ovviamente trovate nella descrizione del prodotto, per cui ora vado solo a darvi un range di minimo e massimo, per cui si parte da questo qui, che è diciamo il più piccolo in catalogo, che è quasi 5 mm di altezza, per arrivare alla fascia più alta disponibile, che è questa qua, una fascia piatta, e arriva a misurare 5 centimetri invece d'altezza.
Ora vado a mostrarvi alcune tipologie di bracciali che abbiamo realizzato appunto utilizzando questi prodotti. Sono ovviamente tutte creazioni che potete trovare nell'area dedicata alle dei bijou, quindi appunto se qualcosa vi ispira particolarmente, nella sezione dei bijou del sito troverete tutte le indicazioni dei prodotti e della tecnica anche per realizzare la creazione proposta. E come dicevamo prima, è possibile utilizzare queste basi semplicemente per andarle a decorare. In questo caso, ad esempio, si tratta di un bracciale che è stato realizzato con una composizione di flatback Swarovski che sono stati fissati, incollati alla base utilizzando la diamond glaze. Sempre con la tecnica mixed media e la diamond glaze, quindi, è possibile andare a rivestire le basi con appunto qualsiasi altra tipologia di materiale. In questo caso questo set di bracciali è realizzato utilizzando i glitter della Distress. Mentre questo è stato semplicemente colorato utilizzando le patine vintage e poi decorato con dei charm. Come dicevamo prima, si possono realizzare dei set di bracciali utilizzando una tecnica fra il challu e il wire, quindi andando ad inserire le perline e quindi a rivestire tutto il perimetro del bracciale con il filo metallico. Come abbiamo detto, possono essere utilizzati per tessitura e embroidery. Quindi nel caso della tessitura con perline, come vi dicevo anche prima, si realizza la lavorazione e poi questa si va a chiudere direttamente sulla base del bracciale. In questo modo avrete un bracciale rigido realizzato con la tecnica tessitura. Tecnica embroidery, invece, diversamente, come al solito si va a lavorare sull'asistiff o comunque sul supporto. E poi la lavorazione può essere incollata o utilizzata comunque per andare a rivestire il bracciale. Come è stato ad esempio fatto in questo caso, anche se ovviamente non si tratta di tecnica embroidery, però appunto tutta la base del bracciale, che è questo, come vedete dalla larghezza, è stata rivestita con vari cordoncini, foderata all'interno con l'ultra suede. E poi decorata con le filigrane vintage e bottoni e pietre dure. Come vi dicevo in apertura del video, fanno parte di questa tipologia di prodotto anche le basi per anello. Sono queste che vedete qui esposte, sono quindi delle basi per anello con scanalatura, possono quindi essere utilizzate anche in questo caso con perline di conteria o con altri materiali per andare a creare una lavorazione all'interno proprio delle scanalature. Sono disponibili con una, due o tre scanalature e come potete vedere sono disponibili in due differenti misure. Sul sito è poi nella descrizione del prodotto specificata la misura, appunto il diametro dell'anello, la misura dell'anello. Nell'area risorse del sito trovate anche una tabella di conversione sulle varie misure per anelli. Sul sito di Hobby Perline potete trovare questa tipologia di prodotti sotto la macro categoria componenti attrezzi all'interno della sezione dedicata ad anelli, bracciali e collane. Ciao, a presto!